Ringraziamo innanzitutto Gianni Carvelli e Antonio Tiano per i loro sforzi e la loro passione che hanno reso possibile questa serata, grazie. Ringraziamo l'associazione musicale Musica per Sempre, l'amministrazione comunale, la provincia di Crotone e tutti coloro che hanno lavorato questa sera perché potessimo essere qui, grazie. Come avrete notato, l'apertura della serata è stata affidata alle strepitose immagini del campionato mondiale di calcio, stravinto dalla nostra nazionale e accompagnato dalle note del brano Cuore Azzurro dei Pooh. Il brano Cuore Azzurro dei Pooh che è stato reinterpretato per l'occasione dai Gaudiofonie, cioè Gianni Carvelli, Antonio Tiano, Giuseppe Gherardi e Ippolito Pingitore. E il vincitore uscente dello scorso anno del Cantascandale, cantando Un amore così grande, che ha eseguito l'anno scorso stupendamente. Questa sera invece si ripresenta sul nostro palco con il Mare Calmo della Sera. Signori, a voi Luigi Borda! Portò alla vetta
cantante non lo vediamo sui nostri palcoscenici da ormai 2 anni. Si ripresenta questa sera dopo 2 anni con Happy Hour di Ligabue. A voi Gianni Aversa. Per soffrire, ma se soffri bene vinci il premio di consolazione, chi non salta l'eccezione. Grazie. Grande Gianni! Adesso un momento, dopo aver scherzato, un momento un po' particolare, dove lasciare spazio all'emozione è quantomeno doveroso. Vi spiego subito il perché. Che il nostro Antonio Tiano canti non è una novità, anzi è pure stufato un po' comunque, ma ha delle doti canore alquanto ha delle doti canore che nessuno gli può negare, ma quando come stasera non canta da solo ma affiancato da ben 2 delle 3 figlie, e cioè Sara la chitarra e Federica come seconda voce, allora le emozioni diventano incontrollabili. Senza dilungarmi troppo, signore e signori, sul brano Mio Fiore Mio, a voi Antonio, Sara e Federica. Sono qui, notte mia, a nascondere un vuoto in me. Verità, no, che ne sono verità, senza te sono negato la verità. Bravi! Ad accompagnarla questa sera nell'esecuzione del brano ci sarà un balletto ideato da Michela Galasso, che lo eseguirà con Barbara Barberio. Questo ballo si rifà al cabaret americano di metà secolo. Allora, un grande applauso per questo esordiente con un brano di Lisa Minelli. A voi Nuccia Chiaravallotti. E andas for me, ah, andas for me. Bravissime, bravissime, tu non scappare. Adesso ci gusteremo una giovane band scandalese, quindi avrete capito che sarà eseguito dal vivo. Questa band si è formata a metà luglio, quasi per caso, o meglio,
per la passione musicale che le accomuna e grazie all'aiuto di uno dei nostri organizzatori. Sono lieto di chiamarli sul palco con un grosso applauso, iniziando dalla voce solista e batterista Francesco Pingitore, alla chitarra Emanuele Coriale, continuiamo con il bassista Antonio Rizzuto, al sax soprano Antonella Bruno e alle tastiere il nostro Gianni Cardelli. È una promessa che non mancherò. E poi ancora un altro giorno nascerà per noi. Noi dove si va? Dove si fa? La strage della vita intanto fuori scoppierà. Questa sera sulle note del brano Adagio, eseguito dal vivo, a voi Michela Galasso. Quello che le donne non dicono della Mannoia, a voi Esther Tiano. E lasciano così le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? Dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più. Se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma noi no. E se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Andiamo avanti. Ora, dopo tutti questi splendidi cantanti, è arrivata l'ora di fare un piccolo break. Non è una pausa, perché adesso ci gustiamo queste straordinarie ballerine.
che oramai ci accompagnano con le loro performance coreografiche da un bel po' di tempo, performance che loro stessi creano. Senza dilungarmi troppo perché so che vi annoio, mi accingo a chiamare direttamente sul palco. Ve le presento: Michela Galasso, Federica Cizza, Barbara Barberio e Domenico Raimondo. Balleranno sul brano Lady Marmalade. Signori, il corpo di ballo, le Gaudio Ballerine. Attenzione, perché adesso il momento è molto delicato. Ora ci sarà una performance mai verificatosi nella storia dei festival scandalesi. Attenzione, è il momento di un gruppo che di certo non ha bisogno di presentazione da nessuno, grazie al successo riscosso in questi anni, tanto meno da un dilettante come me. La conferma della loro presenza qui questa sera è arrivata solo nel tardo pomeriggio, a causa dei molteplici impegni che hanno, specialmente in questo periodo estivo. Potrei stare a parlare per ore di loro, visto il curriculum canoro che hanno e gli anni dedicati alla musica. Ma siccome anch'io sono molto emozionati nell'averli e nel presentarli qui stasera, mi limiterò a chiamarli. Signori e signori, a voi i Cugini di Campagna! Vamos já.
campagna. Senta, signor cugino di campagna, venga qua. Allora, direi che a Scandale c'è molta umidità. Ah sì, eh? Sì, l'ultima tappa che abbiamo fatto. Da dove? Da dove venite? Priglianello. Priglianello. Dopo l'esperienza canora dello scorso anno, che la vedeva debuttante su questo palco, si ripresenta questa sera più grintosa e sicura di sé, in quanto maturata vocalmente. Con Sei nell'anima di Gianna Nannini, a voi Jessica Liberti. Spegnerò le luci da qui sparirai. Pochi attimi oltre questa nebbia, oltre il temporale, c'è una notte lunga di vita. Finirà. Quanto è bene resta che ci fa paura. Sei nell'anima. Con grande, grande, grande di Mina, a voi Valentina Alfieri. Io vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa, come tu fai fare a me. Di presentarvi un gruppo redivivo. Infatti, i superstiti dei Koala, gruppo nato nell'88, si sono uniti con i sopravvissuti degli Omega, band del lontano 85. Non sarò io a continuare la loro presentazione, ma bensì loro stessi. Infatti, durante le prove, mi hanno gentilmente chiesto di levarmi dalle scatole. Signori, lascio a loro il palco e la parola. A voi, gli Omega 2! Applauso, sono vecchietti, se non ce la fanno! Vecchietto relativo, attenzione! Buonasera, buonasera a tutti, grazie, grazie. Allora, due parole mentre i miei amici, compagni, musicisti si preparano. Diciamo che è da qualche anno ormai che con l'amico Gianni stiamo accarezzando l'idea, il sogno di riportare sul palco, e anche con Antonio, scusate, no, mi riprende, di riportare sul palco tutti i vecchi gruppi di Scandale, perché ci piacerebbe riattraversare la storia di Scandale attraverso la musica. Ci piacerebbe molto e noi pensiamo che possa risultare molto divertente. L'idea è molto ambiziosa e laboriosa. Noi stasera vogliamo dimostrare con la fusione di questi due gruppi che tutto ciò è possibile, cioè che fare musica è come andare in bicicletta, quando lo si fa una volta si riesce a farlo per tutta la vita. Stasera noi abbiamo preparato poche canzoni e diciamo che i musicisti si sono premurati di ricordarvi
che è da un po' che non toccano gli strumenti, però secondo me non c'era bisogno di dirlo perché sono stati veramente bravi. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. Poesia, tu che
sì, meglio hai detto no. Viva la mamma, appassionata quella donna un po' lunga, indaffarata e sempre, sempre convinta, o a volte un po' severa. La favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna e così magica. Angeli ballano e blog, ora tu non sei un sogno, tu sei. Grazie, grazie. I professionisti dall'Istituto Comprensivo di Scandale abbiamo preso Pietro Cerrelli alle tastiere, un applauso. Ha suonato per voi al basso l'amico, il musicista, la persona più ricercata di Scandale, Gino Raimondo. Suonato per voi alla batteria l'amico, il musicista, il batterista Franco Grande. Ha suonato per voi al sassofono l'amico, il commerciante, il musicista Antonio Paparo. Ha suonato per voi alla chitarra l'amico, il musicista, il maestro, il chitarrista, il batterista, il bassista Gianni Carpelli. E ha cantato per voi Antonio Tiano.
faccia e spara. Questi muri malassate in un fiore, e una bestemmia per sta libertà. Brano Memory e sul balletto di Saratiano con la febbre. Pubblico, a voi Nuccia e Michela! Dai, l'applauso forte almeno per Sara che ha la febbre. Non capivo che l'amavo, a voi Carmine Alfieri. Siete grandi, vai vai. Come se fossi una lama nell'anima, un dolore che brucia senza pietà, che vivrà per sempre l'eternità, come un dolce profondo indelebile. Ora soffocare allora tutto dentro me. Si rideva, si scherzava e non capiva che l'amavo. E ogni volta che non c'era io morivo. Quante volte ho fatto finta inutilmente. Perché non capiva che l'amavo. E ogni volta che non c'era io impazzivo. Quante volte ho fatto finta inutilmente. E mi nascondeva all'ombra di un sorriso. Allora, il prossimo cantante è bergamasco, ma vive a Milano. È un grande appassionato di musica, ma non ha mai solcato palcoscenici prima d'ora, limitandosi a cantare tra amici davanti ad un karaoke. Il destino ha voluto che, trovatosi nel nostro paese per le vacanze estive, conoscesse il nostro Gianni e il nostro Antonio, che lo hanno convinto a esibirsi di fronte a questo pubblico. Con un classico della musica italiana, questo piccolo grande amore di Baglioni, signori e signori, Massimo Cappelletti! Thank you.
Natale. Voglio chiamare sul palco a Salvatore. Facciamo un applauso a Salvatore. È un fuori programma veramente, eh? Notte che il cuore non dà, quest'onda ci porterà. Bene o male, ma spero bene, siamo ormai giunti all'ultima performance della serata. E come da migliore copione, coloro che hanno aperto la serata la chiuderanno. Speriamo vivamente di avervi intrattenuto nel migliore dei modi e di essere stati all'altezza di voi tutti, pubblico meraviglioso. Un po' moscio, devo dire. Forse avete mangiato assai, non lo so. E adesso lasciamo che sia la musica a parlare per noi e a chiudere questa, spero, fantastica serata con un Midley Revival. Signore e signori, a voi i Gaudiofonia!
Litigare